Cari fratelli e care sorelle, nella luce di Maria, volevo condividere con voi questo momento di preghiera, questo momento di intimità con la parola del Signore, con questa canzone bellissima che vi faccio ascoltare e poi facciamo un attimo di condivisione. Ci metteremo per un attimo a pregare e ringraziare il Signore del dono della nostra vita, del dono della nostra fede. Sentite le parole. Conosci, sai quando secco e quando mi alzo, riesci a vedere i miei pensieri, sai quando io cammino e quando riposo, ti sono note tutte le mie vie, la mia parola non è ancora sulla lingua. Signore, già la conosci tutta. Sei tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Tu mi hai fatto come un prodigio, le tue opere sono stupende, per questo ti do. Del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per tutti i defunti, l'eterno riposo dona al loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E riascoltiamo questa canzone perché è meravigliosa. Lodiamo il Signore anche così, anche cantando, anche ascoltando parole che parlano di Dio, perché siamo figli di Dio. È iniziato un periodo pasquale di resurrezione, un periodo di speranza, e possiamo insieme creare un mondo nuovo. Questo ti dono.
carissimi fratelli e sorelle, siete tantissimi in diretta. Allora vi ricordo questa sera alle 23:30, anzi sì, alle 23:30, la nostra preghiera di lode e ringraziamento al nostro Signore che è risorto. Allora vi invito tutti veramente questa sera a collegarvi. A chi non arriverà la notifica, se alle 23:30 vi collegherete, troverete la preghiera in diretta di ringraziamento e lode al nome di nostro Signore Gesù, che è morto ed è risorto per noi. L'unico uomo nella faccia dell'esistenza umana che ha sconfitto la morte per donare a tutti noi, la vita eterna. E siccome questa canzone è troppo bella, io ve la rimetto e poi vi saluto perché sto andando dai poveri. E prego per tutti voi e vi porto insieme a noi. Vi vogliamo bene come luce di Maria e grazie di essere così tanti, oggi è un dono, siete tantissimi. Anzi, se volete condividete anche questa musica che è meravigliosa. Signore, tu mi scrudi e conosci, sai quando secco e quando mi alzo, riesci a vedere i miei pensieri, sai quando io cammino e quando riposo, ti sono note tutte le mie vie, la mia parola sulla lingua e tu, Signore, già la conosci. Non si può mai fuggire dalla tua presenza.
visto che siamo così tanti, facciamo una preghiera per la pace nel mondo, per tutte le famiglie e per le intenzioni della Santa Chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vi mando un abbraccio grandissimo e vi ricordo questa sera alle 23:30 c'è la diretta della preghiera di lode e ringraziamento al nome di Gesù. Alla fine del video vi potrebbe chiedere di accettare le notifiche della diretta. Vi invito ad accettarle. Grazie, vi vogliamo bene, sia lodato Gesù Cristo.